Tadej Pogačar correrà il Giro d'Italia 2024. Questa è la notizia della settimana e noi ne parleremo tra poco. Qui su Ventaglio Podcast, adesso la sigla e poi partiamo. Allez, encore un effort, encore. Attention, tant pis. Pogačar est distancé. Il a perdu quelques mètres. En santé. Et regardez, Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar on top of the world. And the Giro di Lombardia also belongs to a Slovenian. Allora, puntata numero 41 della stagione 2023 di Ventaglio Podcast, ma come abbiamo detto nell'intro, parleremo principalmente di 2024 e per farlo qui con me c'è Riccardo Zucchi. Ciao Riccardo. Ciao Gianluca, un saluto. Io come sempre sono Gianluca Santo, vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale YouTube, potete seguirci su Instagram, potete ascoltarci sulla vostra piattaforma podcast preferita e se proprio ci volete bene potete fare anche una piccola donazione su Ko-fi per sostenere il progetto di Ventaglio Podcast che va a gonfie vele. E sai che altro va a gonfie Tadej Pogačar. vele? No, il Giro d'Italia, perché Ah, Pogačar non vabbè, lo sappiamo ancora, sì. però Sì. sicuramente il Giro d'Italia ha messo a segno un colpo molto importante sotto tanti punti di vista. Sì, diciamo che avere via del Giro d'Italia Wout van Aert e soprattutto Tadej Pogačar, diciamo che onore a loro, sembrava un giro che rischiava di non avere grandi big, soprattutto in ottica classifica, invece è arrivata la sorpresa un po', tra virgolette, perché non era tanto sorpresa, con l'annuncio ieri di Tadej Pogačar. Ormai hanno deciso che i fine settimana una bomba nel mondo del ciclismo deve scoppiare. Esatto, poi chi segue Ventaglio Podcast sa benissimo che noi avevamo già anticipato questa notizia nella puntata del 16 ottobre quando parlavamo del percorso del Giro d'Italia 2024, quindi se volete rimanere sempre veramente aggiornati sulle ultime notizie seguite Ventaglio Podcast. Poi in questo caso ci è andato un po' di fortuna, però tendenzialmente noi avevamo dato semplicemente voce a quelli che erano i nostri pensieri, quindi sentendo un po' quello che si mormorava, pensando a quali potessero essere i programmi di Pogačar nei prossimi anni, avevamo detto addirittura, questo mi prendo la responsabilità io, secondo me Pogačar viene al Giro al 90%. E alla fine così è stato, ma perché è una cosa che ha senso, è una cosa che ha senso in generale, è una cosa che ha senso nell'anno olimpico. Pogačar cambierà un po' il suo programma per il 2024, adesso andremo a parlarne, però sicuramente il fatto che venga al Giro o comunque sia annunciato, perché poi da qui a maggio le cose possono cambiare, è motivo di lustro per il Giro e faccio anche i complimenti per il video con cui hanno lanciato la notizia, perché come quello che avevano fatto per presentare Sagan, anche questo sicuramente molto interessante, andiamo? Alla fine diventerà un po' iconico, un po' un meme, tant'è che l'abbiamo usato anche noi nel video che abbiamo pubblicato oggi su Instagram. Sì, ti aggiungo che immagino che come era stato per Sagan ci saranno poi altri video di avvicinamento alla sua presenza, perché Sagan uscì il primo video, ma poi se ne uscirono altri 3-4. Avevano lanciato anche un piccolo spoiler loro qualche mese fa, perché poi ritrovandone nella chat nostra pure quello l'avevamo preso, quando avevano messo un bimbo biondo con gli occhi azzurri con un trofeo, quello del trofeo senza fine. E io scrivendo così sul gruppo, vi ricorda qualcuno? La risposta, Pogačar. Eh sì, perché effettivamente gli assomigliava, ma probabilmente gli accordi erano Sì, già sì, sì. chiusi, quindi. Cioè, ricordiamoci che di Pogačar se ne parlava già durante la presentazione del giro, poi era sembrato un po' scemare, era uscita quella foto e ieri così all'improvviso, quindi capace sia stata anche una scelta di tempistiche diverse, ma si sapeva da tempo. Sì, ecco, non ho tanto apprezzato che alcuni media abbiano anticipato la notizia di una decina di minuti, perché
Più che altro non capisco perché, nel senso, lo vuoi anticipare? Lo anticipi di un giorno, di 10 minuti, non ha senso. Sì, tra l'altro Cioè, una cosa. ti Perché? dico da persona che ha lavorato in quel settore, tendenzialmente quando hai la news l'hai prima. Io mi ricordo anni il percorso, tu lo avevi già pronto prima, dovevi solo attendere quel minuto che ti dicevano preciso in cui finiva l'embargo e potevi pubblicarlo. Nel senso, sarebbe cambiato poco, perché comunque era una domenica pomeriggio in sé, però diciamo che in questi casi un po' si perde questa mania di voler avere la notizia, ma lo vedi anche in altri ambiti. Quando a un certo punto tutti i giornalisti, Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio e una serie così, portano la stessa notizia nello stesso momento, è quando le è arrivata il via libera. Esatto, infatti, cioè proprio non ho capito, immagino sia stata un po' una scelta anche di RCS, perché altrimenti non si spiega, però niente, dai, sono sottigliezze alla fine, Sì, forse semplicemente le non abbiamo. notiamo più noi che abbiamo fatto parte di quel mondo e conosciamo alcune dinamiche, Sì, ecco. più che altro non ho proprio capito il perché, né da una parte né dall'altra. Cioè, quale potrebbe essere il motivo? Quindi andiamo a leggere quello che sarà il programma di Tadej Pogačar per l'anno prossimo, perché come anticipato cambierà molto. Io lo prendo dall'account X o Twitter, come preferite, di Stefano Rizzato, noto giornalista di Rai Sport, che sta seguendo in questi giorni i ritiri delle varie squadre, penso a Calpe o in qualche posto Sì, sono alpino in tutte in Spagna, o al Teide o. zona Comunità Valenciana. Va bene, perfetto. Quindi. Inizio della stagione con la Strade Bianche, che sarà la prima corsa, poi Milano-Sanremo. Salterà completamente le classiche del pavé per poi ripresentarsi al Giro d'Italia con non più di 10 giorni di corsa nelle gambe, quindi probabilmente andrà ancora definito una breve corsa tappe da effettuare probabilmente nel periodo di aprile-maggio, sì, di aprile, che è maggio, maggio c'è il giro. E con lui al giro dovrebbero esserci J. Vine, Rafa Majka, Groschartner, Rui Oliveira, Molano, Bjerk e Novak. Successivamente, senza giorni di corsa in mezzo, Tour de France, e con lui ci saranno Yates, Ayuso e Almeida, però Pogačar anche qui sarà il capitano unico ed evidentemente punterà alla classifica. Dopo il Tour ci saranno i Giochi Olimpici, gare in Canada, i Mondiali e Lombardia. Quindi. Non tante corse, non tanti giorni di corsa, però l'obiettivo è quello di andare a correre sempre per vincere. Sì, facendo un calcolo prevedendo le due prove a cronometro, sia alle Olimpiadi che ai Mondiali, dovrebbe arrivare intorno ai 59 giorni di corse. Immagino inserirà una breve corsa a tappe. Non mi sorprenderei potesse essere All Tour of the Alps o la settimana Coppi e Bartali, o magari una corsa proprio di una settimana, perché comunque gli serve correre una corsa di almeno mettere un po' di giorni se di seguito sulle gambe. Viene al giro con una squadra molto forte, perché comunque Vine, Majka, Groschartner per la salita, Bjerg che è un passistone di grande livello, Novak che è un corridore abbastanza completo, Rui Oliveira è un altro corridore buono sulla pianura e Molano credo potrà avere qualche chance ogni tanto di libertà. Curioso di vedere come si incastreranno i quattro galli al Tour de France, soprattutto due tra di loro, però comunque, può essere anche una tattica interessante per provare a mettere in difficoltà la Visma Lisa Lisa Bike. Bike. Come... Ok. E poi il finalista stagione, secondo me, qualcosina aggiungerà magari nel calendario italiano, un Giro dell'Emilia o una Tre Valli. Sì, esatto, poi quello immagino sia da vedere, manca praticamente un anno, dipenderà molto anche da come si sentirà, perché comunque la doppietta Giro Tour non è facile, è molto dispendiosa sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Sì, anche perché Pogačar è uno che non ha mai corso tantissimo in stagione, ha sempre corso, ma comunque una media di giorni non altissima. Sì, c'è da aggiungere che comunque quando corre non si risparmia. Ecco, questo senza dubbio. Sì, da vedere perché lui era annunciato all'esordio alla Volta Algarve, vediamo a questo punto. Credo che salterà, esordirà più tardi direttamente alla Strade Bianche e la corsa a tappe si inserirà dopo.
Sì, direi di sì, comunque, che dire, una bella notizia perché chiaramente fa sempre piacere a noi da italiani quando i big vengono al Giro d'Italia, soprattutto quando sono big per la classifica, perché certamente se viene Wout van Aert ci fa piacere, porta lustro al giro, però avere uno dei due migliori corridori da corsa tappe al mondo alla partenza della corsa rosa non può che innalzare il livello del giro. Sì, soprattutto anche a livello mediatico, anche la visione che si ha di Tadej Pogačar rispetto soprattutto a un Van Aert in generale, ma di Pogačar in assoluto, sicuramente dà lustro. Immagino che non sarà felicissimo Giulio Ciccone che puntava il giro con ambizioni di classifica. Purtroppo temo che potrà lottare per il secondo posto, però comunque è un test importante anche per lui confrontarsi con Pogačar per capire realmente il suo livello, eh. Sì, poi sarà anche da valutare la preparazione di Tadej Pogačar, nel senso quanto punterà sul giro, quanto si terrà in saccoccia, tra virgolette, se si può, per il Tour de France. Quindi è una stagione interessante, l'unico neo è che lo vedremo molto meno nella prima parte di stagione. Sì, E è un grande peccato. soprattutto la campagna delle classiche sarà ampiamente ridotta rispetto al passato, potrebbe comunque correre la Liegi-Bastogne-Liegi. Ma oltre a quello, veramente poco altro. Sì, diciamo un grande peccato, però sarà importante capire come arriverà. Non lo so, né, tra l'altro, neanche se correrà alla Liegi, perché là è comunque una corsa molto tosta e l'anno scorso è stata anche una carneficina dal punto di vista della salute, quindi magari inserirà più corse secondarie, tra virgolette, rinunciando. Un peccato, ti aggiungo, un piccolo particolare, che non ci saranno italiani al via della UAE per il Giro d'Italia, soprattutto pensando alla carriera di Ulissi legata al giro, però è inevitabile che se vai al giro con Pogačar e là soprattutto ti serve la squadra. Non è che al Tour abbiano una squadra molto più scarsa, perché immagino si inseriranno i McNulty, Soler e compagnia cantante, e diciamo che si restringono le possibilità per altri corridori. Sì, questo sì, è chiaro che bisogna fare delle scelte. Secondo me invece non correrà tante corse di secondo piano, se vogliamo chiamarle così, proprio a selezionare alcune corse di primo livello in cui fare bene. Poi è chiaro che il rischio infortunio c'è sempre, però il rischio infortunio c'è anche in allenamento e bisogna allenarsi prima di un Giro d'Italia, quindi. Sì, a no, quello servirà, e quello è capire qual è la corsa che lo porterà ad arrivare a quei fatidici 10 giorni, se preferirà un calendario più spezzettato inserendo appuntamenti importanti o se preferirà una corsa, perché Romandia mi sembra troppo vicino al giro per poter essere la corsa prima, un País Vasco o magari. Come calendario, secondo me, è perfetto il Tour of the Alps in quel caso. Cioè, là bisognerà capire qual è la corsa a tappe che vuole inserire e dargli si capire il calendario. Ci scrive Marco in chat, come spesso succede, dice: l'unico aspetto negativo di questa cosa è il rischio che Poggi ammazzi la corsa dopo la prima settimana. E questo è sicuramente vero, però aggiunge anche: a meno che qualcun altro non faccia un annuncio a sorpresa. E allora, ci sono da dire due cose. Primo, che probabilmente il budget di RCS per portare i corridori al giro per quest'anno è finito. Poi, non tutti vengono pagati per venire al giro, e Non può è detto essere. neanche che lo faccia Pogačar o Ma Van penso di sì. Esatto. Aert. Sì, Pogačar magari sì, Van Aert forse no. Però se Vingegaard magari dovesse vedere che il suo grande rivale vuole fare la doppietta Giro Tour, perché non provarla anche lui? Non credo. Più facile che provi la doppietta Tour Vuelta e che questa volta non gli si inserisca un Kuss tra le ruote, nel senso più letterale del termine. Però una piccola speranza secondo me c'è, insomma. La vedo difficile. Diciamo che Vingegaard ha detto che vuole vincere i 3 grandi giri in una stagione. Quindi questo ci fa sperare e sognare. Io la vedo difficile. Vedo difficile anche che possa esserci Wout Brooks, perché a questo punto veramente per la Jumbo-Visma il Tour diventa l'obiettivo principale per fare la tripletta consecutiva. Non lo so chi potrebbe venire, perché la Bora, se realmente perde Wout Brooks, è un po' corta da quel punto di vista, perché è la terza grande squadra dal punto di vista dei capitani. Tadej
la Ineos ha scelto di portare Thomas, ci sarà Ciccone, Quintana, però diciamo che già Ciccone e Quintana per diversi motivi sono incognite rispetto a un poter lottare con un corridore della Bora o uno stesso della Jumbo Visma. Chiaro, rischiamo che ammazzi la corsa, però forse per come viene visto anche Pogacar, soprattutto in Italia, che ammazzi la corsa in questo caso non verrà visto male, e soprattutto comunque Pogacar garantisce spettacolo anche in maglia gialla, nel senso non è uno che si accontenta di vincere la corsa. Intendevi forse dire in maglia rosa? In maglia rosa, sì, lapsus, in maglia rosa. E diciamo che secondo me soprattutto è uno che ti può vincere tappe di collina, tappe di montagna, tappe di grande montagna, le crono, quindi io da quel punto di vista starei tranquillo. Chiaro, non ci potrebbe essere una lotta per la generale dal secondo posto in poi, però io vedo anche bene un bel duello con Van Aert, È difficile. Per alcune tappe. Quello sì, sicuramente diventa abbastanza importante, cioè diventa un tema di discussione importante. Interessante anche quella che potrebbe essere la formazione della Jai Qualula, se si chiamerà ancora così, con Dan Barzana e Yates per la classifica. Sì, più Iwan per fare due tappe. Sì, sì, ma stavolta non perché si ritira per fare il tour, ma perché non ce la fa. Sì, diciamo interessante comunque anche perché questa settimana sono uscite un po' di news. Cavendish non sarà al via del giro. Ci sarà Jonathan Milan, perché la Lidl Trek ha deciso di portarlo al giro, mentre andrà al Tour de France Pedersen con Thao Gegenhardt. Alla volta ci sarà Schelmose, ed è una cosa che noi avevamo apprezzato quando era uscita la news. E per il resto vediamo come si costruirà la Starlist. Ricordiamoci, c'è anche Filippo Ganna, quindi comunque un altro nome pesante. E vediamo, perché magari la GDSR, uno dei due tra O'Connor o Gall, spero soprattutto Gallo, porta al tour, al giro. Vediamo, potrebbe uscire una bella Starlist. Sì, sì, Già il fatto che ci sia Pogacar comunque fa funzionare molto la cosa. Poi, esatto, ma quasi passare in secondo piano che ci sia Van Aert, perché secondo me sottovalutiamo che ci sia Van Aert a livello mediatico. Sostanzialmente abbiamo dei primi 5 corridori al mondo, dei primi 4 corridori al mondo, ne abbiamo 2? Sì, dai, mettiamo dei primi 5 e inseriamo... E anche nel calderone Venepoel su quel livello, anche sì, a livello mediatico, però dei primi 5 ne abbiamo 2. Cioè abbiamo veramente tantissima qualità, ecco, pressionato in positivo, cioè abbiamo 2/3 del podio mondiale, per dire. Sì, ecco, una cosa che mi fa propendere per il no alla presenza di Vingegaard al Giro d'Italia è che se poi entrambi arrivano stanchi al Tour de France si rischia che tra i due litiganti il terzo gode, e credo che in casa Visma Lisa Bike non vogliano, esatto, non vogliano che Primoz Roglic, no, io penso che là, soprattutto per come stanno andando le cose, vogliano fare il terzo podio, garantirselo, perché quest'anno Roglic per loro è veramente una minaccia, cioè far vincere colui che è andato via, soprattutto dopo le querelle che stanno ancora in corso, perché ancora non c'è una decisione ufficiale da parte dell'UCI sul caso Ute Brooks. Direi che, soprattutto poi, ricordiamoci, loro sono senza Van Aert, quindi anche la speranza Ute Brooks va al giro, no, non illudiamoci. Poi Ute Brooks ancora a livello mediatico soprattutto non è nessuno, però sì, godiamoci adesso... Pogacar. Esatto, e poi vedremo quello che ci offrirà il futuro. Nel frattempo si stanno svolgendo un po' di gare di ciclocross che però non sto riuscendo a seguire. Però c'è stato il duello Pidcock Van Der Poel, che mi pare che ha anticipato l'esordio. Sì, vabbè, no, c'erano pochi dubbi. E stanno presentando diverse squadre le proprie maglie, e questo sarà poi tema di dibattito estetico su... Sì, e attenzione, è appena uscita una notizia particolare. Vai. Lorenzo Milesi doveva andare alla Ineos. E invece? E invece va alla Movistar.
Io sinceramente il mercato della Movistar non gli trovo un senso logico, nonostante per me Milesi sia fortissimo. E Lorenzo Milesi alla fine va alla Movistar. Sì, per ora qualche maglietta ce l'abbiamo, vediamo se riesco a raccimolarle tutte, quelle per il prossimo anno. Ma direi che abbiamo Archea che sostanzialmente è simile a quella dell'anno passato, c'è cioè qualche motivo leggermente differente. La Bahrain Victorious va un po' nella direzione che di solito utilizza il Tour de France, quindi con tanto bianco e inserti blu marino, come lo possiamo chiamare, però è principalmente bianca. La Borans Groe evidentemente non teme la scaramanzia, ha aggiunto tipo una manica gialla qua. Sì, è abbastanza evidente. Poi ricordiamoci, al Giro al Tour avranno quasi tutti maglie, molte squadre diverse, Sì, soprattutto al perché tour. sì, ogni squadra fa di solito una maglia speciale. La Decathlon Ajoder invece è proprio la Decathlon, la maglia. Sì. Ineos Giovedì ci invece, dovrebbe essere quella della Movistar perché c'è la presentazione della squadra. sì, che immagino sia esattamente come le solite, magari cambia il colore, però è un po' come la Sì, Red Bull di Formula 1. diciamo che poi invece Altura è bianca, come Esatto. sempre. La Ineos invece è un gradiente dall'arancione chiaro fino al nero, passando per il classico rosso Ineos. La UAE tendenzialmente è la maglia bianca che ha indossato Tadej Pogačar negli ultimi anni al Tour de France. La Israel ha aggiunto un po' di nero davanti, che l'ha presentata oggi, e anche l'Astana. E la Lisa Bike uscirà a gennaio inevitabilmente perché il nuovo sponsor non possono neanche per accordi pubblicarla prima. E immagino poi per le altre molte saranno simili. Attendo con ansia l'IF che maglia particolare farà, perché di solito l'IF è quella stravagante maglia con le papere, mi ricordo un anno. Sì, va bene, dai, direi che per oggi è tutto, puntata abbastanza veloce, però abbiamo parlato del nostro caro amico Tadej Pogačar che verrà al Giro d'Italia, quindi questa è la grande notizia della settimana nel mondo del ciclismo. Noi onestamente Anche non del vediamo, mese, direi, eh. sì, noi non vediamo l'ora, sicuramente ci ritroveremo su Ventaglio prima di Natale con l'ultima parte del pagellone, si spera, e Sì, poi forse abbiamo... ci sarà un'altra puntata, ma vediamo se si incastrano gli impegni. E poi abbiamo un altro Ventaglio risponde pronto lì, spriccicolante per andare online, però questa notizia diciamo che ci ha un po' cambiato la scaletta e i piani. Quindi Esatto. per oggi direi che è tutto, come sempre iscrivetevi e seguiteci su tutti i social e su tutte le piattaforme che più vi aggradano. Per oggi vi salutiamo e vi diamo appuntamento sempre qui su Ventaglio per una nuova puntata, per un nuovo contenuto. Grazie a tutti, ciao! Ciao!